l'incontro si è concluso con la vittoria del Proglion per 14-8, che passa i quarti di finale. Ricordiamo i risultati anche degli altri tre incontri: la BRB ha battuto la Zrinjevac di Croazia 14-8, la BK Rast Slovenia ha battuto la Radicici Bosnia-Herzegovina 13-9. Naturalmente poi abbiamo questa del Proglion. Quindi sì, forse avete sentito che 8 squadre di cui faremo il sorteggio immediatamente sono le 4 che sono qualificate oggi, vale a dire Istra Forest, Croazia, BRB Italia, BK Rast Slovenia e Groyon Francia, assieme alle 4 squadre campioni che non hanno partecipato a questo incontro, vale a dire la Pontese per l'Italia, il San Bruno per la Francia, il Wargon per la Croazia e il Locatel Strada per la Slovenia. Tra qualche minuto vi sarà il sorteggio integrale da queste 8 formazioni che giocheranno l'andata il 17 di maggio e il ritorno il 31 maggio. Le 4 squadre vincitrici si troveranno a Savigliano, Italia, il 14 e 15 di giugno per le semifinali e la finale. Forse avete sentito nel sorteggio la prima squadra ancora che parla in casa. Avete sentito Mario Celli, il quale ha ufficializzato i nomi delle 4 qualificate di oggi. Dunque, dall'unico campo dal quale non avevamo informazioni abbiamo saputo che è passata la squadra del Rast Kobiegava, la squadra slovena. Quindi c'è una certa equità in questo sorteggio, perché abbiamo 2 formazioni che rappresentano ciascuna delle 4 nazioni più forti nel mondo delle bocce, quindi 2 italiane, 2 francesi, 2 slovene e 2 croate. Sorteggio integrale, quindi derby sono ammessi. Ora lo seguiremo. Quanto ha vinto l'Azerbaijan? No, quanto ha perso? Sembra 14-8. Quanto riguarda questo incontro, direi che il Croglion ha sicuramente meritato la vittoria, anche se come l'andata le partite di tradizionale sono state equilibrate, ma bisogna veramente fare i complimenti ai fratelli Scirà, con puntatore e bocciatore, autori di una bellissima prestazione veramente. Manolino e Pastre non così male, hanno sbagliato qualche boccia, ma sicuramente non una brutta partita, hanno potuto fare poco. E poi, come dicevamo in telecronaca, sicuramente si potrebbe pensare, insomma, di rivedere un po' questa formula di gioco. 1:30 è troppo poco per le partite tradizionali, si sono visti dei punteggi molto bassi. Mentre intanto vediamo Gontero e Occelli, delegati FIB, che si stanno impegnando per predisporre una lavagna per il sorteggio. Se Monsieur Gianenrico Gontero e Monsieur Occelli qui feront le tirage au sort. Gontero e Occelli sono delegati per la Fédération Internationale de Boules. Ricordiamo ancora una volta le squadre coinvolte in questo sorteggio: Pontese BRB per l'Italia, Saint-Vulbas-Croglion per la Francia, Locatel Strada e Rast Kobiegava per la Slovenia, Wargon e Istra Porec per la Croazia. Dai sorteggi che verranno effettuati, giocherà in casa
la squadra prima estratta, sorteggio integrale, fra 15 giorni e fra 4 settimane il ritorno. Quarti di finale quindi che si disputano con incontri di andata e ritorno, mentre semifinale e finale saranno in gara unica nel bocciodromo di Savigliano. Match aller-retour pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe, tandis que demi-finale et finale se dérouleront à Savigliano. Dans une Final Four. In questo momento potete vedere Occelli, entra a vedere Gontero dietro la lavagna. Il sorteggio parla solo lui. Io mi tolgo. Ezio Uggetti vi saluta, vi lascia al sorteggio che sta in evento integrale, ci andò sotto per seguirlo. Simone vi darà i dettagli. Pour les Français qui ont suivi Aix-les-Bains et qui se mettent à l'antenne. Et pour les quarts de finale, belle victoire de l'équipe française qui a montré encore une fois sa supériorité dans les épreuves sportives. Et une très belle performance des frères Chira a donné la, victoire à l'équipe française dans l'épreuve de double. È stato un momento cruciale della giornata, sicuramente il pallino mancato da Cavagnaro nel combinato, colpendo quel pallino con questi risultati la Perosina avrebbe vinto questo incontro, forse un po' di colpa ce l'hanno anche gli addetti ai lavori della Perosina in panchina, che non sono stati così convincenti nel consigliare il giocatore, soprattutto hanno dato pareri contrastanti, Cavagnaro ci ha pensato un po', alla fine ha deciso per il pallino e ha tirato una bocciata certamente non buona, corta e storta. Decisione che secondo me era giusta, perché il pareggio comunque non serviva alla Perosina. Uccelli! La telecamera piccola lì. Dite avanti, col tavolo. Stiamo cercando di metterci d'accordo anche con gli addetti al sorteggio affinché il sorteggio sia ben visibile.
collegato che va. Tout prêt pour le tirage au sort, tutto pronto per il sorteggio. Lasciamo la parola ad Occelli. Abbiamo sentito nel corso della partita di andata che gli esponenti del Crolion hanno dichiarato di voler evitare a tutti i costi la VRB, memori della sconfitta della passata stagione. Anche se con questa formula di gioco in effetti sarà veramente dura battere i francesi. No, va bene. Avete pazienza, aspetta 2 minuti. Prima squadra che esce gioca in casa. Adesso c'è. Primo incontro. Dice quindi le prime che usciranno, le premier del tirage au sort, seront à jouer la première partie à 6-7. E il 17, il 17 maggio, il 17 maggio e tre, dopo il 31, il 31 maggio. Ok. Vai. Questo gioca in casa il 17 di aprile, di maggio, sì. Pontese, Italia. Allora, adesso l'arbitro internazionale che continua a sorteggiare. L'avversario della Pontese. Loca Testrata, è la Slovenia 1, Slovenia 1. Al 17 gioca in casa, le 17, sì. Vargon, Croazia, Croazia 1. Avversario contro VRB Italia. Crolion gioca in casa 17. Avversari della Crolio. Istra Porec, Croazia. Ultimo quarto di finale in casa, il 17. Arast, Slovenia. Contro Samurba. Nessun incontro fratricino. Allora, vediamo Pontese contro Pontese. Sorteggio che quindi è terminato, è stato effettuato da Stefano Trinchero. Ripetiamo gli abbinamenti: Pontese Locatex Trata, Vargon VRB Ivrea, Crolion Istra Porec e Rast Kobiegava Saint-Vulbas. Dunque non ci sono derby.
ricordo solo prima di chiudere che l'andata dei quarti sarà il 17 maggio, il ritorno il 31 maggio. A questo punto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, chi è rimasto fino all'ultimo a seguire i sorteggi. Vediamo l'appuntamento alla prossima diretta. Tuttora abbiamo in programma di fare le finali della Coppa Europa a Savigliano. Per quanto riguarda le semifinali, la BRB a questo punto non si è ancora fatta avanti, quindi per il momento non è in programma. Un cordiale saluto da parte di tutti, ringraziamo Ezio Getti, Simone Campion ai microfoni, io sono Daniele Albesiano alla regia. Ciao a tutti e grazie ancora. Ciao a tutti e grazie anche da parte mia.